Belli ragazzi, sono Arian e oggi siamo sempre qui. Guardate che fiero quel go che voleva entrare nella clip proprio iniziale. Sto per iniziare il video così. Guardate. Comunque sì ragazzi, bella. Oggi vi faccio vedere velocemente come sbloccare il superstite Corvo Sangue, che è più difficile del nuovo uccisore, ovvero del massacratore Corvo Sangue, che me l'ho scritto il nome, ma comunque sia, andiamo a vedere subito le sfide. Per prima cosa, non, cioè, tutte le sfide si devono fare in boss fight. La prima, praticamente un player almeno su 4 non deve perdere la corazza e ve la dà a tutti la sfida. Poi la seconda, nessun giocatore deve andare a terra. E nella terza, diciamo, è la più difficile, però anche se a quanto ho capito adesso non dovrete solamente prendere l'attacco speciale del Meukler rosso, sempre in boss fight. Comunque sia, la prima mappa non ce l'ho salvata, però vi posso far vedere le clip della seconda, della terza, alla fine dell'ultima mappa. Alla fine, diciamo che nella prima mappa dovete usare la stessa tattica che sto facendo io e che vedrete dopo nell'ultima mappa, appunto. Comunque sia, vi dovrete coordinare tutti col trauma e dovete usare zona mantenuta. Poi l'altra abilità che vi dà è danni tripli e addestramento specialista oppure intraprendente. Comunque sia, avete visto, c'è tipo quel flash che vi fa il personaggio verde. Praticamente inizialmente noi credevamo che non dovevamo prendere gli attacchi speciali di tutti i Meukler, però a quanto abbiamo capito adesso, che hanno scritto pure altri player, non dovete prendere gli attacchi solamente di quello rosso. Perciò non fate stupidi, come alla fine ci è venuto solamente più difficile a noi, perché credevamo che non dovevamo prendere proprio gli attacchi di tutti i Meukler. Ma comunque sì, adesso si sa che dobbiamo prendere solamente, non dovete prendere l'attacco di quello rosso, è molto molto più easy. Comunque sì, avete visto che nella seconda mappa ci eravamo camperati lì proprio dove spawnavamo. Adesso qui nella prima mappa ci mettiamo tutti qui sopra le scale. Questa tattica, diciamo che l'ho inventata io perché non l'ho vista su YouTube. Perciò niente, mi sento molto molto fiero. Comunque sì ragazzi, come vi ho detto prima, dovete iniziare a spammare il pamello uno alla volta, perciò dovete essere molto coordinati. E poi il trauma letale lo dovete usare solamente tipo quando arriva vicino il Meukler, che lo attivate e ve li butta a terra. E poi avete anche danni tripli, perciò li potete shottare. Come armi, naturalmente sempre le 1911 LSVT, sempre loro. E niente, poi volevo... Ah, adesso vi faccio vedere alla fine le clip finali, perché non le ho prese tutte in una partita queste sfide. Ma diciamo, questa qua è l'ultima sfida. Qui, questa qua è, diciamo, la prima partita, quella che avete visto nella intro, in cui prendo quella dello scudo e quella senza che nessun player vada a terra. E poi adesso vi faccio vedere l'altra clip dove appunto prendiamo l'ultima sfida. Comunque sì ragazzi, io ringrazio tutto il team che mi ha aiutato a farlo. Ecco, qui abbiamo sbloccato niente panico, avvicinati col tanto che basta. Saluto pure Ryder, che voleva essere salutato anche lui. E niente, come dicevo, saluto sempre il team e anche il gruppo WhatsApp, che ci aggiorniamo sempre. Chi vuole giocare comunque con me me lo dica e proviamo a fare sempre qualche sfida. Comunque sia, belli ragazzi.